Roberto Cosolini vince anche in libreria. Scherzi a parte, vabbè che siamo in estate, le proposte editoriali sul locale scarseggiano, resta il fatto che il libretto rosso di Cosolini, raccolta di battutine e anatemi apparsi su Facebook durante la campagna elettorale, risulta fra i volumi, come dire, nostrani, il più venduto. Per il resto, l'estate 2011 conferma la predilezione del popolo dei lettori per i libri gialli, segno che anche i triestini hanno voglia di svagarsi. In tal senso, le stesse case editrici hanno capito che a volte vale la pena modificare le proprie strategie. La cavalcata dei morti di Fred Vargas e Einaudi in cima alle classifiche doveva uscire in autunno, ma è stato saggiamente anticipato. Deve vedersela con l'Eterno Montalbano, uscito per Sellerio, per la quale Camilleri ha pubblicato Il gioco degli specchi, e con un paio di titoli dal successo inaspettato: Il leopardo di Jon Nesbø, ulteriore prodotto nordico, ancora Einaudi, e Prestiti scaduti di Bompiani, del greco Petros Markaris. Un posto a sé lo occupa e lo merita l'ultimo Simenon, uscito per Adelphi, L'assassino, mentre prosegue la pubblicazione dei Maigret con Maigret e l'uomo solo. E si sta affacciando in classifica Intorno al mondo con Zia Mame di Dennis Patrick, con il quale sempre Adelphi cerca di bissare il successo di 2 anni fa. Insomma, nulla di nuovo sotto l'ombrellone. C'è attesa già ora per le uscite autunnali, a cominciare dal nuovo White Heineken, nonché per la raccolta degli Elzeviri pubblicati da Claudio Magris sul Corriere della Sera. Per Einaudi usciranno un nuovo Faletti, che non sarà un giallo, e un libro a 4 mani scritto da Luciana Di Tizzetto e Franca Valeri, mentre Rizzoli pubblicherà il nuovo Caro Figlio, anche in questo caso non sarà un giallo. Torneranno la Allende per Feltrinelli e Yeusha, ed anche un grande assente dagli scaffali delle ultime stagioni, Fabio Volo. Per fortuna all'orizzonte non si vede alcuna nuova prova letteraria di Antonella Clerici. È già qualcosa. Andiamo ora a segnalare che avranno inizio prossimamente alcuni corsi estivi gratuiti di lingua slovena a vari livelli, sia per principianti che per perfezionamento, come pure di